cicli di vita e rapporti tra le generazioni. E questo è il tema della 7ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, che terrà occupati premi Nobel, esperti economisti, politici, sociologi, per definire un nuovo rapporto, un nuovo riequilibrio fra le generazioni. La pesantissima crisi economica ha accelerato la fine di un modello che ci ha accompagnato per tutto il Novecento, in cui le età erano separate in maniera rigida: un tempo per lo studio, un tempo per lavorare e un tempo per la pensione. In più, l'illusione di uno Stato sociale che potesse dare tutto a tutti, che potesse abbreviare il tempo del lavoro a favore di una pensione eterna con rendite garantite solo dopo pochi anni di lavoro, e anche l'illusione che il lavoro fosse un qualcosa di fisso, quindi ci potesse essere sempre un posto fisso, è finita con la fine del Novecento ed occorre oggi rimpostare i rapporti. Perché? Perché c'è un'intera generazione di giovani che è rimasta fuori da tutto questo, che non è all'interno del lavoro e all'interno di lavori fissati, stabili a tempo indeterminato, ma abbiamo anche un'intera generazione di anziani, pensionati giovani, che sono una risorsa importantissima da valorizzare, riutilizzare, addirittura da poter far restituire nelle loro energie e conoscenze anche al bene complessivo della società. Ecco quindi la necessità di ridefinire questi rapporti e di ridefinire anche quello che è lo Stato sociale. Infatti la presenza così forte di anziani non permetterà una sostenibilità del sistema pensionistico a meno di ripensamenti, a meno di soluzioni come l'integrazione, le pensioni integrative, ma nemmeno non garantirà anche una presenza di mercato del lavoro rigido senza dei correttivi. Tutto questo si parla a Trento in questo festival grandemente atteso, un festival che dovrà definire con i giovani protagonisti proprio il loro futuro, il futuro dei giovani.